SIGEP 2024 continua, siamo nel mondo del bakery e ci troviamo allo stand di Van de Mortele, l'azienda belga che da tanti anni è presente anche in Italia, oggi molto ben rappresentata da Mauro Guarnaccia, il direttore commerciale Italia. Ciao Mauro e benvenuto. Grazie mille, grazie, grazie mille. Abbiamo fatto un cappelletto dicendo che l'azienda è belga, presentiamola un po' meglio. Assolutamente, è un'azienda belga, quindi nasce più di 100 anni fa in Belgio, inizia nel mondo delle materie prime. Oggi, senza raccontare tutta la storia, perché 100 anni sarebbe veramente un pochino tanto lunga, è un'azienda che è presente intanto sul mondo del food e su due principali business line. Una è tutto il mondo delle materie prime, dove è in assoluto l'azienda leader, l'altra è il mondo del bakery, dove è una delle aziende leader a livello globale e sta cercando di dare il meglio di sé per poter diventare in assoluto l'azienda leader anche in questo settore. Stiamo parlando del bakery, che è quello che ci interessa in questo momento, di un'azienda molto molto importante con tantissimi stabilimenti sia in Italia che nel resto d'Europa, molto forte in Europa, con un obiettivo di espansione già avviato negli Stati Uniti e su tutto il mondo asiatico, quindi con l'obiettivo di diventare un'azienda globale a tutto tondo, ma mantenendo sempre un forte focus sul local, sul singolo paese. In Italia, per esempio, il management è tutto quanto italiano, con prodotti pensati e studiati esattamente per il consumatore italiano. All'interno del gruppo, parliamo sempre del mondo bakery, i due paesi più importanti sono la Francia e l'Italia, quindi l'Italia anche in questo caso, trattandosi di food, diventa un paese trainante anche per lo sviluppo di tutti i nostri prodotti. E per quanto riguarda l'Italia, quindi andando sempre un pochino più nello specifico, siamo presenti sui due principali canali con due organizzazioni commerciali distinte. Da una parte abbiamo il retail, dove peraltro siamo leader con delle quote ben superiori al 40%, dall'altra nel mondo del food service, cosa di cui parleremo oggi, siamo un player molto importante, in questo momento siamo il quarto player del mercato, che è perfettamente distribuito sulla parte di prodotti salati e sulla parte di prodotti dolci. Prodotti dolci si rifanno alla tradizione francese, quindi al mondo della croissanterie, croissanterie al burro. La parte invece di pane affonda proprio le sue origini in due aziende storiche, una che ha creato il pane surgelato in Italia, che è Agritech, e quindi ha fatto proprio la storia del pane surgelato in Italia, l'altra azienda che ha fatto la storia invece delle focacce in Italia, nata da un'intuizione di un imprenditore che ha deciso di portare in giro per l'Italia e per il mondo la focaccia alla genovese. Beh, tanta roba in 2 minuti, Mauro. Alle nostre spalle ci sono alcune delle novità di quest'anno, frutto naturalmente del lavoro eseguito dal vostro ufficio ricerca e sviluppo nell'ultimo anno, che hanno visto la luce quest'anno, proprio in questa occasione. Abbiamo lanciato prodotti sulle due aree che sono per noi di principale interesse. Una che va nel mondo della prima colazione, con anche uno sguardo ovviamente al mondo dello snack, e un'altra che va nel mondo della pausa pranzo. Per quanto riguarda il mondo dello snack, lo citiamo subito, un prodotto ipericonico che è un donut brandizzato Mars, un prodotto che abbiamo già iniziato a lanciare, sta avendo un successo pazzesco, da una parte ovviamente per il brand che è molto importante, quindi incontra l'occhio del consumatore, dall'altra parte perché sono prodotti che realizziamo nei nostri stabilimenti e quindi richiamano tantissimo in maniera fedele proprio la morsicata che si dà al Mars. Nel mondo della prima colazione, cioè dove noi siamo proprio nel cuore della nostra attività, abbiamo lanciato un croissant al pistacchio. Il pistacchio è il trend del momento, siamo riusciti a formulare una farcitura al pistacchio che tutti coloro che l'hanno assaggiata sono rimasti stupiti, ed è veramente un prodotto che vi invito ad assaggiare perché credo sia una sorta di unicorn sul mercato. E poi abbiamo lanciato due prodotti di grande servizio, sono due croissant 100% cotti che vanno soprattutto
ad aiutare quella fascia di operatori che hanno più delle operation quotidiane complicate dal loro tipo di esercizio. Faccio riferimento alle baite di montagna, agli stabilimenti balneari, ai chioschi che non hanno grande spazio per poter gestire le cotture. La straordinarietà, oltretutto per un esperto come me di food che ne ha visti tanti di prodotti, normalmente i prodotti più hanno alto il livello di servizio più si abbassa la qualità. In questo caso è incredibile perché la qualità è pazzesca, parliamo di prodotti col 27% di burro rispetto agli standard che hanno il 23% di burro e veramente vanno assaggiati perché potrebbero addirittura stupire. Uno di questi croissant addirittura è pretagliato per essere predisposto alla farcitura ed essere utilizzato addirittura come panino. Nel mondo del panino, già che l'ho citato, abbiamo lanciato delle nuove referenze e quindi qui entriamo proprio nel mondo della pausa pranzo, che è l'altro momento di consumo in cui noi siamo fortissimi. Abbiamo lanciato innanzitutto una focaccia ai cereali pronta per essere farcita, anche questa pretagliata, che andrà ad allargare la famiglia di un prodotto best seller nel mondo delle focacce tonde pretagliate, che è la nostra focaccetta da 120 grammi, anche questo qua è un prodotto straordinario che riempie la bocca di sapori quando lo si mangia, più la morbidezza della focaccia che rende l'esperienza veramente unica e straordinaria. A questo abbiamo affiancato nel mondo delle focacce una mini focaccetta da farcire, vi parliamo di un prodotto a 40 grammi, diciamo più uno snack o un piccolo sfizio. Anche qua ci sono tutti i sapori dell'olio, del sale che stanno dentro la focaccia e che rendono l'esperienza di un panino veramente qualcosa di straordinario. Insomma, tanta roba. Veramente tanta roba, a cui poi aggiungiamo un panino che è un crystal bread tecnicamente, quindi un prodotto con una crosta molto sottile, molto croccante e un interno che sparisce in bocca come fosse una nuvola, che è un'esperienza pazzesca mangiare un panino con questo prodotto. Non nascondo che a me sta venendo l'acquolina in bocca, Mauro. Non ti nascondo che era l'obiettivo. Ecco. E abbiamo per completare il tutto, abbiamo la nostra nuova offerta di burger bun, di panini da hamburger. L'hamburger è un fenomeno che è iniziato qualche anno fa in Italia, che sta prendendo sempre più piede. I ragazzi giovani sono dei grandissimi consumatori di hamburger. Noi abbiamo deciso di investire tantissimo anche in nuove linee produttive sulla produzione di nuovi hamburger e lanciamo al SIGEP una gamma molto completa di hamburger che hanno un contenuto molto importante dal punto di vista qualitativo, quindi hamburger colorati, hamburger piccanti che rendono l'esperienza dell'hamburger qualcosa di ben diverso rispetto a quello che si può fare rispetto all'idea insomma tradizionale del mondo americano. Grazie Mauro, allora forniamo l'indirizzo, la URL del sito dove è possibile vedere tutti questi nuovi prodotti e certamente nell'area contatti andare a contattarvi per entrare in contatto con voi. Facilissimo, www.vandemortele.it. È il momento di fare l'assaggio, che cosa ci offri? Guarda, ti farò assaggiare il croissant al pistacchio. Grazie Mauro per il contributo, ci rivediamo il prossimo anno a SIGEP. Grazie mille, arrivederci a tutti.